a tutti ragazzi, Oda, Beggi, bentornati su Weird Scene. Finalmente è uscito! Ragazzi, è uscito! Come leggete dal titolo, siamo qui per fare la nostra reaction al trailer che è uscito da pochissimo, tra l'altro, sui canali online di YouTube riguardo al Trono di Spade, ottava stagione, ragazzi. Sapete che arriverà molto molto presto. Però sono teso. Ad aprile. Però quindi abbiamo detto è uscito, perché non fare due parole insieme ai nostri, vediamo cosa ci dicono, alla nostra famiglia di WFC. Più che altro eravamo tutti un po' tesi perché mancava ormai quasi un mese, non si era ancora visto nulla di nulla, e quindi a parte qualche teaserino del cacchio che voleva dire e non voleva dire niente. Però cavolo, allora io poi sui trailer, lo sapete, siamo sempre un po' restii perché abbiamo sempre paura che ci faccia vedere troppo, però questo va visto, quindi io direi pronti, bando alle ciance, birra alla mano ragazzi, e play. Aiuto. I know Dad. He's got many faces. E lei lo sa, sì. I look forward to seeing this one. Cazzo, ma siamo a grande inverno tutti nei cazzi, quindi eccolo qua, Euron. Ah, la compagnia dorata. Sam? La faccia di sta stronza non mi mancava per niente. Urca, urca, urca! I brividi, guardali, guardali a pelle d'oca, guarda. Minchia, Jorah, che maschio! Attenzione! Tu che cazzo ridi? Che siamo nella merda e lei ride! Non mi sembrava stesse ridendo. Anzi, mi sembrava abbastanza preoccupata. Mamma mia! Aspetta. Tanto John cavalca un drago, io lo so. Siamo pronti a una battaglia. No! Mamma, sto morendo! È il 15 aprile! Ho freddissimo, ragazzi, mamma mia! Ok, questo è un trailer fatto bene. Infatti, ecco, questo è un cazzo di trailer fatto bene. Vediamo immediatamente due parole a riguardo, perché due minuti di trailer circa, non lo so. No, un minuto e 48 mi sono sembrati circa 15 secondi. Abbiamo visto un sacco di scene, un sacco di roba, che metabolizzarle in questo poco tempo a cui dedicheremo questo video sembra quasi impossibile. Ci sono un sacco di cose successe. In realtà ci hanno fatto vedere tutto e non ci hanno fatto vedere niente, cioè. Mamma mia, allora, sì, analizziamolo step by step. Allora, iniziamo con Aria che scappa e vediamo una situazione a grande inverno nei cazzi, perché poi appunto sta arrivando. È preoccupante, sì. Perché stava parlando dei volti della morte e impaziente di vederne uno nuovo. Attenzione, quindi vuol dire che sta succedendo qualcosa di strano a grande inverno. Sta arrivando l'esercito dei morti che ha sfondato la barriera, e appunto ce le abbiamo alle porte ormai, però li ho visti tutti molto malpresi. E quindi lei era assolutamente in difficoltà e stava scappando. Una cosa interessante è che il teaserino che ci avevano mostrato con loro, i protagonisti, nelle cripte di Grande Inverno, a questo io punto non ho visto nulla di quella a roba. Questo punto si dimostra una cosa reale, perché sono tutti lì sotto nascosti e soprattutto avverrà qualcosa. Nei libri le cripte hanno delle cose che nella serie TV non sono state tanto analizzate, ma hanno dei poteri, cioè nel senso non sono proprio delle cose lasciate così. Le cripte hanno un significato per le Stark, per quello che loro non bruciano i cadaveri ma li lasciano lì eccetera, e quindi nascondere tutti lì sotto è una sorta un po' di protezione aggiuntiva, senza contare che appunto il fatto, il detto, deve esserci sempre uno Stark grande inverno, qualcosa vorrà pur dire, quindi non sai che nel Trono di Spade nulla è mai per caso solitamente, quindi fortunatamente prima era vuoto, adesso invece siamo tornati, ce ne sono ben tre di Stark adesso lì, quindi c'è Sansa, in teoria Arya, riuniti e Bran, quindi riuniti felicemente o
forzatamente non si sa bene. Però ma comunque ci sono, comunque sia, l'importante è che ci siano. Molta importante una cosa è che abbiamo visto l'arrivo di John e Daenerys. Oh cazzo, che figata. Ma delle scene, ragazzi. Ma poi qua, se avevano dei soldi, li hanno proprio usati proprio tutti, cioè. Ma loro sanno, ma no, loro ma, sanno. Ma loro si sanno. Vede, ma guardate che cavolo di scene. Allora, per favore, riusciamo a scorrerlo un po' questo trailer. Voglio vedere se ci scappa qualche immagine che magari sai nella velocità non abbiamo visto. Allora, qua appunto dicevamo, lei scappa. Ser Davos, tra l'altro, meno male che della nostra. Stop un attimo. Ser Davos che ci fa venire in mente di Stannis. E io sono ancora convinto che Stannis lo vediamo. Allora, ragazzi, io sono ancora convinto di questo. Inizialmente, quando abbiamo visto in teoria la morte di Stannis Baratheon, che non abbiamo visto, che non abbiamo visto la morte di Stannis Baratheon, anche io pensavo fosse morto. Poi, con l'andare del tempo, Oda aveva già presupposto questa cosa, nel senso che, non avendo visto effettivamente Brienne che uccideva Stannis, ce l'hanno sempre fatte vedere tutte le morti importanti. Abbiamo sempre visto i cadaveri. Combinazione, come mai Stannis no? Combinazione, su Brienne tagliamo l'inquadratura. Io anche da un bel pezzo da questa parte ho cominciato a pensare al fatto che Stannis potrebbe effettivamente non essere morto, anche per, non ne abbiamo mai più parlato, neanche lontanamente, tra l'altro. Però, ma che poi morto però, morto proprio, secondo me lo rivediamo in qualche modo, magari anche dall'altra parte, magari insieme ai non morti. No, cioè, tutto potrebbe ancora essere. Però secondo me lo rivediamo. Io almeno un po' ci spero, perché comunque nei libri Stannis è un personaggio molto più figo di quanto apparso nella serie TV. In questo un po' mi dispiace, perché aveva un altro spessore sicuramente. Quindi vorrei vederlo. Comunque sto parlando un secondo ancora. Volevo farti vedere appunto, vabbè, nella cripta con queste statue ed anche dei lupi. Ogni Stark ha lupi a fianco, quindi è interessante. Secondo me ci sarà molto molto significato in questo. Lei continua a scappare, è messa malissimo tra l'altro, quindi vuol dire che siamo stati attaccati violentemente. Poi saltiamo. Cavolo, che fighe. Mamma mia, ragazzi, che figata. La montagna c'è ancora. Qua questa scena è devastante. I draghi che arrivano a grande inverno. Sansa. Oh, stanno arrivando. E qua nella cripta, siamo di nuovo nella cripta, per quello che ti dico che appunto è importante. E poi, che bello vedere Jon nella cripta degli Stark insieme a Daenerys, è un'emozione non indifferente. Sappiamo, nel trailer si è visto poco, ma Bran adesso, nel momento in cui Jon arriva, glielo dirà la verità. Mi viene da pensare che questa immagine sia nel momento in cui lui sta riflettendo sul fatto, su quello che ha appena scoperto. Non solo, magari, probabilmente è davanti alla tomba di sua madre. Effettivamente, lui sembra abbastanza provato in questa scena. Lei lo guarda come per dire: siamo parenti. Qualcosa è andato storto. Ciao nipotino. Comunque, vabbè, e quindi. Mamma mia, Jon, gli eserciti, tutto bellissimo, ragazzi. Poi vedere gli immacolati, minchia, Jamie, ecco, Jamie. Io ho la sensazione che Jamie darà grandi soddisfazioni. Morirà malissimo. Probabile. Cioè, nel senso, secondo me, farà un gesto di una proporzione eroica assurda. Cioè, ho proprio questa sensazione qua. Nel farlo lo perdiamo. E secondo me spunto molto su di lui come morte. Allora, perché sai che si parla sempre di morti in Trono di Spade. Non so, è molto probabile effettivamente che lui andrà a morire. Adesso ha abbandonato la famiglia. E finalmente, perché si è reso conto di quello che stava succedendo. Sì. Spero che di no, perché a me Jamie personalmente piace. Perché ha fatto un giuramento. Cioè, ha fatto una promessa. Anche quando hanno fatto la mega riunione. Quindi è giusto che lui si è incazzato, perché anche in assolutamente questo, capisco i giochi del trono, ma qua adesso c'è molto di più. C'è molto di più in gioco. Quindi, si parla delle vite di tutti i sette regni, ok? Quindi speriamo. Io spero non muoia comunque Jamie. Cersei comunque sembrava parecchio. Però sono quelle cazzo di risatine che non mi piacciono. Mamma mia, questa scena. Lui deve mantenere la sua promessa. Visto poco Tyrion e poi scena finale nell'attesa. Tutti questa roba tutti finale schierati, è una cosa. Poi con questa zampa del cavallo. Oh mio Dio, ragazzi! Oh mio Dio, ragazzi! Senza contare che vogliamo parlare di che tu sai chi c'è sopra questo cavallo, ma non te lo fanno manco vedere.
non ne hanno bisogno. Ti dicono, noi ti facciamo venire la pelle d'oca alta così, solo facendoti vedere un cavolo di cavallo zio di mondo. Pensa ci fosse Stannis qua sopra. No, beh, non credo, però comunque. Spettacolo. Ragazzi, okay. Manca poco, manca meno di un mese. Manca meno di un mese. Allora, ragazzi, l'hype ovviamente è alto rispetto al Trono di Spade, una delle serie più attese a livello mondiale, immagino, da tutti, da chiunque. Io non credo che possa esistere un qualcuno nella, sulla faccia della terra che non conosca il Trono di Spade. Che non lo conosce, no, però che non gli è fregato. No, che non lo conosca, che non lo conosca. Quindi non ci resta che aspettare, ormai manca meno, no, meno di un mese, no, un più di un mese. Poco più di un Oggi mese. È il 5. 40 giorni. 40 giorni. 6 episodi, ragazzi, da un'ora e mezza a l'una. Sono dei grandi film, praticamente ci speriamo dei grandi film. Sarà interessante, tra l'altro ovviamente lo affronteremo sul canale insieme, episodio per episodio, quindi ragazzi... Ci sarà grande spazio ragazzi, sul canale. Ragazzi, assolutamente, al Trono di Spade dobbiamo dedicare uno spazio, è una serie che si merita assolutamente il suo posto in We Have Seen, e quindi ce lo dedicheremo. Dateci ovviamente tutte le vostre teorie riguardo le impressioni di questo trailer, che a me... Cioè, veramente, ragazzi, io sono ancora senza parole, no, e allibito. Siamo bloccati su questa scena. No, perché... ma poi ti dico, in questo momento non riesco bene neanche a formulare pensieri perché sono talmente troppo eccitato, cazzo, ragazzi. Poi appunto io da fan, perché poi leggendo i libri tutto, ti fai le mille teorie, eccetera. E poi sto ancora aspettando che il nostro amico Ciccione Barbuto ci sforni ancora il libro Wind of Winter. Ma forse io ho questa opinione qua, che non l'hanno fatto proprio perché così almeno ti guardi la serie e poi dopo lo fanno magari uscire fra 6 mesi, e così almeno tutti vogliono prevedere le differenze tra la serie. Ma certo, certo. Quindi non è un caso, secondo me, che sono anni che non credo, esce. Credo sia più, secondo me è più marketing. Una virata commerciale della quale non ha assolutamente bisogno. Quindi hanno sempre bisogno. Sì, lui ha bisogno ancora di soldi. Ne avrà talmente tanti che non sa neanche più dove mettersi, tra l'altro. Comunque, diamo spazio ai nostri amici, perché certo, noi abbiamo, ragazzi, sfogato le nostre sensazioni. Mi raccomando, sfogatevi qua sotto, vogliamo parlarne, ma parlarne veramente. Come se non ci fosse un domani. Da qua, cioè in questi ultimi 40 giorni, parliamone di continuo, veramente. Sfoghiamoci. Con il commento qua sotto lo potete fare. Non dimenticatevi inoltre, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale, perché è importantissimo, naturalmente. Come sempre, ragazzi, in descrizione troverete i link che vi porteranno ai nostri canali social. Inoltre vi informo che abbiamo anche aperto un nuovo canale Telegram. Vi invito quindi ad iscrivervi per poter seguire tutto quello che facciamo. A me non resta naturalmente che darvi appuntamento al Trono di Spade, ottava stagione, ultima. 15 aprile, ragazzi. Mamma mia, ragazzi, arriverà in fretta. E al prossimo video, solo qui su We Have Seen. Un saluto da Oda. E un saluto da Beggy. E domani Capitan Marvel.